che non se ne fa niente, parlo io e comando io. E io invece ti dico che voglio fare la mia fantasia. Non ti ho certo sposato per vederti correre dalle tue sgualdrine. Oh, che peste le mogli! Come ha ragione Aristotele a dire che una moglie è peggio di Satana. Ma senti il sapientone! Adesso tira fuori anche quel babbeo di Aristotele. Sì, signora, sapientone, trovalo, cercalo, un taglialegna con il mio cervello, uno che è stato 6 anni a servizio da un grande medico. Ma lo sai che da bambino io recitavo a memoria rosa, rose, plurale, rose, rosarum, rosaris. Crepa, buffone. Crepa tu, sporcacciona. Maledetti il giorno, l'ora che ho detto di sì. Maledetto quel cornuto di notaio che mi ha fatto firmare la mia rovina. E ti lamenti pure, ma tu devi ringraziare il cielo di avermi per moglie. No, per caso ti meritavi di avermi per moglie, tu? Ah, troppo onore. Io me ne vado in giro molto fiero della nostra prima notte di nozze, per la parola, non mi far parlare, ne avrei tante da dire. Cosa avresti da dire? Ma chiudiamo l'argomento, ne sappiamo quanto basta tu e io. La nostra prima notte, Santa Vergine, t'è andata bene a trovarmi. Cosa vorresti dire con ti è andata bene? Uno che mi ha ridotto in miseria, un depravato, un figlio di puttana, uno che mi mangia tutto quello che ho. Bugiarda, una parte te la bevo. Che mi vende tutto quello che c'è in casa. Lo faccio per risparmiare. Che mi ha venduto il letto. Così ti alzi prima. Non c'è più un mobile in tutta la casa. Buono per i traslochi. Non fai che bere e giocare. È contro la depressione. E io cosa dovrei fare io? Quel che ti pare. Con 4 bambini sulle braccia. Mettili giù. E chiedono pane, pane, pane. E tu dagli un po' di frusta. Quando ho mangiato e bevuto, voglio che tutti siano sazi in casa mia. Ubriacone, ma cosa credi che possa durare a lungo così? Prendiamola con calma, per favore. Credi che ti sopporterò eternamente? Non arrabbiamoci, moglie mia. Credi che non saprò mettere un freno alla tua insolenza? Mogliettina mia, tu lo sai benissimo che io ho poca pazienza e buone braccia. Ma io me ne infischio delle tue minacce. Ho capito. Ti prude la pelle come al solito? Non mi fai nessuna paura. Mia cara metà, tu vuoi strapparmi qualcosa? Ma credi che le tue parole mi spaventino? Dolce oggetto dei miei desideri, ti darò una tiratina d'orecchie. Ubriacone? Te la darò. Otre di vino? Ti rovino la faccia. Infame? Ti striglierò. Traditore, insolente, truffatore, vigliacco, indovato cronico, canaglia, assassino, farabutto, mascalzone, ladro. Ah, allora vuoi prenderle? Ecco il solo sistema per farla star buona. Ehi, che succede? Che brutalità, maledetto furfante! Picchiare così una moglie! E io voglio che mi picchi, guarda un po'. Ah, benissimo, allora sono d'accordo. Di cosa vi mischiate? Niente, niente. Da fare vostro. Come l'ho detto? Ma questo picanaso vuole impedire ai mariti di menare le mogli? Basta, ritiro quello che ho detto. Tocca a voi di sindacare. No. Fatevi gli affari vostri. Non parlo più. Mi piace essere picchiata. D'accordo. Cosa c'entrate voi? È vero. Ma siete uno stupido a intromettervi in faccende che non vi riguardano. Vi chiedo scusa di tutto cuore. Fate? Fate? Picchiate, fate a pezzi vostra moglie come è giusto. Anzi, se volete, vi aiuterò. No, non mi piace. Come volete allora? Se mi va la picchio e se non mi va non la picchio. Giusto. La moglie è mia, non vostra. Non ci piove. Non dovete darmi ordini. È vero. Non so che farmene del vostro aiuto. Bene. Siete un insolente a immischiarvi negli affari degli altri. Sappiate che Cicerone dice che tra l'albero e il dito non bisogna mettere la corteccia. Oh, su, su, andiamo su, avanti, andiamo su. Facciamo la pace, su, dammi la mano. Sì, dopo che mi hai picchiato a sangue. Ma non è niente, dammi la mano. Non voglio. Su. No,
mogliettina mia. Ho detto no. Dammela, ti dico. Non ne voglio sapere. Ma via. Voglio essere in collera. Ma una sciocchezza, andiamo, su. Lasciami perdere. La mano, coraggio. Mi hai trattata troppo male. E va bene, ti chiedo scusa, ma dammi la mano. Ti perdono, ma te la farò pagare. Sei matta a prendertela per così poco. Amor senza baruffa fa venir la muffa. 5 o 6 legnate fra gente che si vuol bene rallegrano le giornate. Ma basta con le chiacchiere, me ne vado nel bosco. Adieu, chérie, mon amour. Vado a tagliare la legna. Ti prometto che tornerò con 100 e più fascine. Zom, zam, zam. Chérie, la raison de plus fort, c'est toujours la meilleure. Vai, vai. Vai. Faccio finta di niente, ma non dimentico. Io brucio dalla voglia di trovare la maniera di vendicarmi. Ma sì, lo so bene che una moglie ha sempre a portata di mano la maniera per farlo, ma sarebbe una punizione troppo leggera per quella canaglia. Io voglio una vendetta che gli faccia male, molto male. Oh, candalostrega, se siamo già fai proprio una bella rogna qua, che sai che puoi curarnela adesso? Bisogna pure obbedire il padrone. Ci fa comodo a me e a te la salute di sua figlia. Sicuramente il suo matrimonio, rinviato per la malattia, ci porterà qualche vantaggio. Orazio è un generoso, un pretendente tra i meglio piazzati. E quel Leandro, sai bene che tuo padre non l'accetterebbe mai come genero. Che cosa diavolo potrei inventare? Che cosa volo è ora? Se neanche i dottori sa cosa Beh, fare. E a furia di cercare, a volte si finisce col trovare, magari fra gente semplice, quello che sembrava introvabile. Sì, mi devo vendicare a qualunque costo. Signori, non vi vedevo, presa com'ero a rigirarmi per la testa una cosa che mi tormenta. Ognuno ha i suoi fastidi. Anche noi stiamo cercando qualcosa e giriamo a vuoto. Posso aiutarvi? No. Stiamo cercando un luminare della medicina, un dottore fuori del comune. Uno che sappia rianimare la figlia del nostro padrone, colpita da una malattia che le ha tolto tutto a un tratto l'uso della parola. Oh, molti medici hanno già dato fondo a tutta la loro scienza, ma tutti i dottori, a volte si incontrano persone che, con espedienti straordinari, con rimedi prodigiosi, riescono dove gli altri hanno fallito. Ecco quello che cerchiamo. Tutto chiaro, no? Non potevate trovare persona più adatta di me per aiutarvi nella vostra ricerca? Conosco un uomo, l'uomo più portentoso del mondo per i casi disperati. E dove possiamo trovarlo? No, quest'ora lo troverete qui vicino. Dove? Nel bosco. È lì che si diverte a tagliare legna. Come? Un dottore che spacca legna? Volete dire che si diverte a raccogliere piante medicinali? No. Lui è un tipo originale, ecco, che si diletta di bizzarrie, stramberie, capricci. Ma voi non lo prendereste mai per quello che è veramente. Va in giro, vestito, in maniera stravagante, fa finta di essere un uomo da poco, nasconde la sua scienza ed evita il più possibile di esercitare quel meraviglioso talento che il cielo gli ha dato. Incredibile, come tutti i grandi uomini abbiano sempre qualche stranezza, un grano di follia mescolato al loro sapere. Ma la follia di questo medico è ancora più grande di quanto si possa immaginare. Che lo fa arrivare al punto di farsi picchiare, pur di non riconoscere quello che è.
Anzi, vi avverto, voi non ne otterrete niente. No, lui non ammetterà mai di essere un medico. A meno che... non vi procuriate un bastone per ciascuno e a forza di legnate non lo riduciate a confessare alla fine quello che al principio vi terrà nascosto. È così che ci regoliamo quando abbiamo bisogno di lui. È una ben strana follia. È vero, ma vedrete i risultati. Oh, come si chiama? Sganarello. Oh. No, ma è facile riconoscerlo. Porta un cappello con una piuma gialla o una verde, un fizzetto argentato e un piccolo colletto increspato. Ora aspetta, vedevo. La penna gialla, ti ha detto, la penna verde e... ho capito, è il dottor delle cocorite. Ma veramente così bravo come dici? Cosa? Ma è un uomo che fa miracoli. 6 mesi fa, una donna, ormai abbandonata da tutti gli altri medici, era già data per morta da almeno 6 ore. Stavamo per seppellirla quando si fece avanti, costretto con la forza, l'uomo di cui stiamo parlando. Dopo averle dato una rapida occhiata, le mise in bocca una goccia di non so che cosa. In quello stesso istante, la donna si è alzata dal letto e ha cominciato a camminare per la stanza come se niente fosse. Mamma mia, che bravo! Doveva essere una goccia d'oro liquido! Può darsi! Però ancora, meno di 3 settimane fa, un ragazzino di 12 anni è caduto dall'alto del campanile, fracassandosi testa, braccia, gambe. Il nostro uomo, portato sul posto, non fece in tempo a spalmargli sul corpo un certo unguento di sua invenzione che il ragazzino si alzò in piedi e corse via a giocare a biglie. Sì, viva il dottor delle cocorite! Quest'uomo deve avere la panacea universale! Nessuno ne dubita. Oh, Valerio! Valerio! Sto qua sull'uomo nostro! Sì. Andiamo che drio! Ma non dimenticate l'avvertimento che vi ho dato. Tan! 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 Cancaro! Lasciale fare a noi altri, sa, che se sei da menare qua e a casa nostra. Abbiamo avuto una bella fortuna a fare questo incontro, mi aspetto grandi cose. Senta qualcuno che canta e che taglia della legna. Riprendiamo fiato, è ora di farsi un sorso. Questa legna è salatissima. Come son dolci, mia cara bottiglia, come son dolci i tuoi piccoli gru-gru. Come son dolci i tuoi piccoli gru-gru. Come ti terrei stretta, quanta invidia solleverei se il tuo vino fosse eterno. Ma io ti bacio e glu-glu-glu. Il tuo vino non c'è più, non c'è più, non c'è più. Dammi i tuoi baci, mia cara piccina, tutti i tuoi baci, non resistermi di più. Tutti i tuoi baci, non resistermi di più. Come ti terrei stretta, quanta invidia solleverei se il tuo amore fosse eterno. Ma io ti bacio e glu glu glu, pa 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 pi pi pa. Il tuo amore non c'è più, non c'è più, non c'è più. Per Dio niente malinconie, bricconcella mia, come ti voglio bene, tappeto mio.
Diavolo, cosa cercano questi tizi? È sicuramente lui, le lo sputaco, mi lo che disegna proprio. Sì, sì, è lui. Parlano tra loro, quello ridacchia, mi guardano. Cosa avranno in mente? Signore, non siete voi chi vi chiamate Sganarello? Cosa? Vi chiedo se non siete voi chi vi chiamate Sganarello. Dipende, dipende. Dipende da quello che volete da lui. Oh, non desideriamo altro che rivolgergli tutte le gentilezze possibili. In questo caso sì, 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 sono io. Sono io e mi chiamo Sganarello. Oh, felicissimi di conoscervi, signore. Ci hanno indirizzato voi per una necessità e veniamo ad implorare il vostro aiuto. Ah, se si tratta del mio piccolo commercio, sono a vostra disposizione. Oh, troppa grazia. Oh, ma copritevi il capo, signore, vi prego, il sole è forte oggi. Oh, si farò, scondi la testa. Ah, sono abituato, quante cerimonie. Signore, non dovete meravigliarvi se siamo venuti fino qui. Le persone di valore sono sempre molto richieste. Noi siamo il corrente delle vostre doti. Lo ammetto, io sono il più bravo a raccogliere le fascine. Questo ci piace tutta la zona, il più bravo. No, ma signore... Ma ce la metto tutta le facce in un modo impeccabile. Signore, non si tratta di questo. Però le vendo a 110 soldi, Ogni 100. Cosa? Cosa ha detto 110 Sasaka ogni 100? Ma dai, che se un altro discorso no, farò. No, non posso fare un soldo in meno. Signore, noi sappiamo come stanno le cose. Se sapete come stanno le cose, allora sapete benissimo, guarda. Solo l'ammortamento, è il 3%. Ah, questo è il mio prezzo. Ma ci state prendendo in giro? No, non vi sto prendendo in giro. Come ho detto lui l'ammortamento, mica c'è solo l'ammortamento, l'aumento del capitale non è più il 3, il 7%. No, non posso farvi nessuna riduzione. E ora farò, facciamo sul serio, qua sì o no? Ne potete trovare a meno da qualche altra parte. Ci sono fascine e fascine, ma quelle che faccio io... Ma dai, basta con tuo negozio! No, non posso fare un soldo in meno. Ma dai! È inutile, non dovete insistere. Io vi parlo con sincerità. Non sono uno che mercanteggia. Ma com'è possibile che una persona come voi si diverta questa grossolana commedia? Che si abbassi a parlarci così? Che un uomo così sapiente, un famoso dottore come voi siete, si diventa a travestirsi agli occhi del mondo e seppellire il suo grande talento. Questo è pazzo. Per favore, signori, non fingete con me. Come? Ma dai, basta che tutte queste trappole mi intriga, che tanto mi sapevo la perché mi sapevo. Sapevo quel che sapevo, cosa volete dirmi? Per chi m'avete preso? Per quel gran dottore che siete. Dottore? Sì. Dottore sarete voi. Dottore, io. Dottore, no, non lo sono. Dottore, non lo sono mai stato. Dottore. Ecco, vedete la sua follia, signore. Non continuate a negare la realtà e per favore non arriviamo a incresciosi eccessi. Arrivare a che cosa? A certe cose di cui poi potremo pentirci. Arrivate pure a tutto quello che volete. Io non sono dottore e non so cosa vogliate da me. È chiaro che bisognerà ricorrere a quel rimedio. Signore, ancora una volta vi prego di svelare quel che siete veramente. Ma dai, Candonostia, basta con ste ciacole, no? Finiscela! E di francamente che ti sei un dottore. Adesso m'arrabbio. A che scopo negare quel che già sappiamo? Ma perché far così? Dimmi cosa te viene. Signori, con una o mille parole, io vi dico e vi ripeto che non sono dottore. Non siete dottore! No! Insisti, Anno, ti sei un dottore! No, vi dico, no! Poiché siete voi a volerlo, tanto vale decidersi! Sì! Sono qualunque cosa voi vogliate! Perché?
Perché costringerci a questa violenza? Vai avanti, perché ti me la sta rogna di menare. Vi assicuro che ne ho tutto il rincrescimento possibile. Vai, vieni su, vieni su. No, 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 non ce la faccio. Stavo, stavo. Dimmi io tutto, stavo. Guarda che tutta sta roba mi dispiace, amica, te lo dico col cuore. Ma cosa diavolo succede? È uno scherzo? Oppure se ragionate tutte e due a voler ogni costo che io sia dottore? Ancora non vi arrendete, negate d'essere dottore! Ma che il diavolo mi porti se lo sono! Non ti sei un dottore! No, che la peste mi strangoli! Sì, 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 sono dottore! Sono anche farmacista. Faccio infusi, decotti, impacchi, purghe, volete purgare? Vi purgo, no. Preferite gli impacchi, vi faccio gli impacchi. Io dirò di sì a tutto. Dirò di sì a tutti, pur di salvare la pelle. Oh, vi chiedo perdono dal profondo del cuore. Oh, sì, la cado a scusarmi anche a me, Parosa, che ho fatto il villain. Ma che mi sbagli io. O che io sia diventato dottore, senza accorgermene. Non vi pentirete di svelarvi per quello che siete, vedrete che ne sarete soddisfatto. Ma sentite, per caso, non è che sarete voi a sbagliarvi, siete sicuri? Proprio siete sicuri, proprio io sono dottore. Oh, strega, ma come? Voi siete il più grande medico del mondo. Il diavolo mi porti se lo sapevo. Ma un dottore che ha guarito non so quanti disgraziati. Ma veramente? Ma sì! Oh, pensa che una volta mi ha contato che c'era una femmina zastechia da... Sei. Da quante? Sei. Da sie ore, sie. La c'era partì in marsa, pronta per essere messa sottoterra. E invece no, perché si arriva bu. Mm. Sì, proprio bu. E che avevi messo in bocca un paro de giose di un cancro che non so neanche a me cosa che fosse. Però mi so che la femmina la sa alzare subito in piedi e la so messo a salvatare così per tutta la camera. Già. Accidenti? Sì, sì, aspetta, mamma mia. L'altra volta si è capitato che un boccia che avrà avuto... Dove sei? Grazie. 12 anni e se cascata un campanile che sarà stato anche a 12 metri. No, ma... 100 metri. Però un campanile è alto, va bene, ecco. E se cascata la fonte di questo campanile e sa spaccafora tutto, sa tutto. La testa, i bracci, i noci e sa perfino sderenaga tutto il muso, ma dopo si arriva bu. Sì, sempre bu, ecco che il caso di pomata là che vi preparà. Di un batter de occhio te lo che alzai in piedi, adesso ne là che zuga con le ballotte. Vacca? Signore, con noi sarete soddisfatto, guadagnerete quel che vorrete. Guadagnerò quel che vorrò? Oh, sì. Sì, sono medico. È vero. Me l'ero dimenticato. Ma ora... Ve lo ricordo. Di che si tratta? Dove dobbiamo andare? Vi porteremo noi. Si tratta di andare a vedere una ragazza che ha perso la parola. Giuro che io non l'ho trovata. Mi piace scherzare. Andiamo, signore. Senza un abito da dottore? Oh, ne prenderemo uno. Voi prendete questa. Ecco dove tengo le mie pozioni. E voi... Oh! Camminateci sopra, per ordine del dottore. Ostia, eccolo qua! Eccolo qua un dottore che mi piace! Oh, sono sicuro che gliela fa, perché sei un pagliasso. Thank you.
fatto! Vi abbiamo portato il più grande medico del mondo! Oh, però, nessuno che può star drio a questo, sa? Gnacca per cavar gli stivali! È un uomo che ha inventato la, rimedi prodigiosi! Però, la guarì, sente che gli era già morta! Sì, è un tipo un po' strano. In certi momenti è come se diventasse un'altra persona. Ah, sì, è vero. Ogni tanto che piace un fiaffare il monaco, come se gli avesse dato una botta in testa. Oh, ma è un cervellone, un cervellone! Dice cose intelligentissime! C'è un libro stampato. Oh, da queste parti si è già sparsa la voce e tutti vengono a cercarlo. Vuoi, non ho la voglia di vederlo. Fatelo venire subito. Sto qua il farà come tutti gli altri, signora. Ah. Ma se compagno, ascolti, la meglio roba da Darga, Sofia. De un bel tocco de fiole che se vuoi a bene. Oh, Baglia, stai al tuo posto, non ti picciare. Hai ragione, tasiti, che non te tocca ti demenare la busta. Mi lo dico, lo ripeto, non che fa né caldo né freddo, tutti sti dottori. A vostra fia che vuol ben altro che purghe. L'impacco che vuol de un bel mario. Come per tutti i mali delle puttele, ciò. Ma chi se la prenderebbe adesso nello stato in cui è? E quando volevo darle marito, non si è rifiutata? Ma te credomi che voleva molare uno che non che piaceva? Ma perché non che cave da quel signor Leandro, che garroba il cuore? Allora sì che la gaveri ubbidio. Mi scommetto che quel Leandro se la c'ha pari anche così come che la sei. Quel Leandro non è l'uomo per lei. Non ha il patrimonio dell'altro. Ma zio, tiende schei che lo farà signor. Darie! Tutte balle i soldi che devono venire. Quello che conta è quello che si ha in tasca. Non si deve fare assegnamento su qualcosa che qualcuno vi lascerà un giorno. La morte non sta ad ascoltare i voti e le preghiere dei signori eredi. E hai tutto il tempo di morire di fame, se per campare aspetti che qualcuno vada all'altro mondo. Baron, mi so che da sposai l'allegria val più de schei. Ah. Come per tutte le robe, sa. Pare mare, vuol sempre sapere quanti scheiga lui, quanti scheiga ella. E beh, compare Piero, no? Da marida Sofia. Sofia. La Simonetta. Ah. E a quel panzon de Tommaso per un quartin de vigna che gaveva più di quel Robertin. Che la se lo magnava con gli occhi. E guardala là. Puaretta. La si esala come un melon e senza venirgli niente in scarsea. È un bel esempio par l'usior. Non che sei a sto mondo che andar drio al piacer. Mi vorrei meglio dar mia fia a un bel giovane del suo gusto che darge tutto l'oro del sultano. Accidenti, signora Baglia, come la fate lunga! State un po' zitta, per favore. Non vi scaldate tanto, finirete col perdere il latte. E garazzo, ma tasiti, va, ma non ti gonfia del pudore, ah? Eh? Ora che il parò se ne ciava delle tocciacole, salsa lui come fa? Si pensa a darghe la teta al fantolin, vai, non sta qua a sofisticare tanto. Le lui il pare, sa? E se poi è bravo del cavarsela... Piano, piano, calma, Parò, volevo solo farla star sul suo e insegnargli chi sei che comanda, ma senza gesticolare. Signore, preparatevi, ecco il nostro dottore che arriva. Signore, sono molto onorato di avervi in casa mia dove c'è gran bisogno di voi. Ippocrate dice di tenere tutte e due il cappello in testa. Ippocrate dice così? Sì. In quale capitolo, scusate? Nel capitolo... sui cappelli. Oh. Beh, se lo dice Ippocrate, allora bisogna farlo. Su. Signor dottore, poiché ho saputo le mirabili cose... Ma con chi state parlando, di grazia? Con voi. Ma io non sono dottore. Non siete dottore? Veramente no. Ma per davvero? Per davvero. Ah, no! Ah, oh, 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 oh.
Adesso lo siete, avete un diploma uguale al mio. Ma che razza di uomo mi avete portato? Ve l'avevo detto che era un tipo un po' strano, un po' bizzarro! Ma mi viene voglia di mandarlo a spasso, lui e le sue bizzarrie! Ma no, noi che dia vada, parole, fa così, fa scherzo! È uno scherzo che non mi piace. Chiedo perdono, signore, della libertà che mi sono preso. Servo vostro. Piacente... Non importa. ...delle bastonate... Niente di male. ...che ho avuto l'onore di darvi. Non parliamone più. Piuttosto, signore... Ho una figlia che si è ammalata di una strana malattia. Ah. Sono felicissimo che vostra figlia abbia bisogno di me. Vorrei tanto che anche voi aveste bisogno di me. E tutta quanta la vostra famiglia in segno del gran desiderio che ho di servirvi. Obbligato per la vostra bontà. Vi assicuro che parlo dal profondo del cuore. Mi fate troppo onore. E ditemi, come si chiama vostra figlia? Lucinda. Lucinda? Sì. Che bel nome da curare. Lucinda. Vado un po' a vedere cosa sta facendo. Oh, permettete. Ma chi è quel gran pezzo di donna? La vaglia di un mio piccino. Accidenti, che fior di donnone. E via. Vaglia! Mia affascinante baglia, la mia medicina è l'umilissima schiava della vostra baglieria. Io vorrei tanto essere al posto del fortunato pupo che ciuccia il latte delle vostre belle tette. Tutti i miei farmaci, tutta la mia scienza, tutta la mia abilità sono al vostro servizio. Ecco, se permette, signor, lasci stare mia mugher se non ve ne spiace. Ma come, è vostra moglie? Eh sì. Ma io non lo sapevo. Me ne congratulo con tutte e due. Beh, a fiolà, farò. Con tutte e due. Ehi là, sopra! Vi assicuro che io sono felicissimo della vostra unione. Mi rallegro con lei per avere un marito come voi. Mi rallegro anche con voi per questa bella moglie che avete così assennata. Di così belle forme. Cancaro, basta questi complimenti, va bene? Non volete... che mi feliciti con voi per tanta armonia? Ah, sì, sì, con me quanto che il vostro, ma con mia moglie è meglio piantarla. Invece io voglio partecipare ugualmente alla vostra felicità e così come abbraccio voi per testimoniarvi la mia gioia, abbraccio anche lei, per lo stesso motivo proprio. Ma dai, basta con ste monade! Signor, mia figlia sarà qui a momenti. L'aspetto, signore, con tutta la medicina. E dove la tenete? Qui in testa. Molto bene. Ma poiché ho in cura tutta la vostra famiglia, io devo prima assaggiare il latte della vostra baglia ed esaminare i suoi seni. No, ne tengo dito che non se aria. È compito dei dottori controllare le tette delle baglie. Ma va, non sai imbrogliarmi quei compiti. Oseresti tener testa la medicina fuori di qui? Ma vatti a cagare. Ti farò venire la febbre. Ma che via ti fora dalle balle? Ma ti vuol che non sia buona a cavarmi la farnese, fa sporcaccione. Sì, ma mi lo voglio che te pitigli. Ma guarda che zoticone, esser geloso della moglie. Ecco, mia figlia. È lei la malata? Sì, signore, ho una figlia sola. Oh, e soffrirei troppo se dovesse morire. Che ce ne guardi bene, non può morire senza il permesso del medico. Presto, una sedia! Su, su, su! Ecco qua. Una malata niente affatto sgradevole, che un uomo in piena salute potrebbe godersi con soddisfazione. Ma avete fatto ridere, signore! Tanto meglio!
meglio quando il medico fa ridere il malato, il miglior sintomo del mondo. Per prima cosa tenere allegro l'ammalato con discorsi piacevoli, con canti, con balli, ancor più con leggiadri verseggiamenti. Sol per guarire, io son venuto qui per farvi ridere. Questo bel dì, bel dì, bel dì, bene, bene. Molto bene la malata che ride, bene, bene, bene. Voilà la mia cura, mia bella malata. Ricetta sicura, una grande risata. molto bene. Ah, con le mie cure, niente malinconie, niente, per carità, niente sospiri, no, no, no. Svenimenti, no. Niente dolori, no, 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 no. Ecco, perché la malata deve, bene, bene, molto, il medico deve tenere sempre ben sveglio l'ammalato, ben desto proprio l'ammalato. Ed ecco, molto bene, ed ecco, eccomi qui, e questo è un bel dì, è un bel dì, è un bel dì. Oh. Allora, di che si tratta? Cosa avete? Dove vi fa male? Signore, è diventata muta e finora nessuno è riuscito a capire il perché. E questo incidente ha fatto rinviare anche il suo matrimonio. E come mai? La persona che deve sposare vuole aspettare la sua guarigione per concludere la faccenda. E chi è questo stupido che non vuole una moglie muta? È un depravato! Volesse il cielo che la mia avesse la stessa malattia. Me ne guarderei bene dal curarla. Dunque, signore, noi vi chiediamo di usare tutti i mezzi in vostro potere per alleviare il suo male. Tutti i mezzi in mio potere, poi tutti i mezzi. Per carità, no, non dovete temere, vedo che avete paura. Siete preoccupato, no, 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 tutti i mezzi in mio potere, poi... Oh, molto bene. Vediamo, vediamo, ecco, vediamo. Questo male la fa soffrire? Sì, signore. Tanto meglio. Ha dolori forti? Molto forti. Molto bene. Molto bene. Sapete se va in quel posto? Sì. Abbondantemente. Ah, questo non ve lo so dire. L'aspetto è normale. Non vi so rispondere. Male! Bisogna controllare! Datemi il braccio! Ma non sono io il malato, è mia figlia. E che importanza ha? Il sangue del padre, il sangue della figlia sono la medesima cosa. Controllare, studiare l'alterazione del sangue del padre vuol dire controllare, poi capire, riuscire a individuare la malattia della... Ecco qua! Un polso che dimostra che vostra figlia
è muta. Proprio così, signore, questo è il suo male. L'avete scoperto al primo colpo. Ma da come lo canti va subito? I bravi medici capiscono immediatamente i problemi. Un ignorante forse si sarebbe confuso, avrebbe cominciato ad annaspare. Forse questo, forse quello. Bisogna vedere, bisogna aspettare nel tempo. Io ci azzecco subito. Al primo colpo posso tranquillamente dirvi, posso riferirvi, anche comunicarvi, se preferite, che vostra figlia è muta. Sì, ma vorrei tanto che riusciste a capire da che cosa può dipendere. Riuscire a capire io poi da che cosa? Non c'è niente di più facile, di più semplice, di più chiaro e di più lampante. Cosa c'è da capire? Dipende unicamente dal fatto che ha perso la parola. D'accordo, ma la causa che le ha fatto perdere la parola? Tutti i più illustri autori vi diranno che è l'impedimento all'azione della lingua. Sì, ma la vostra opinione su questo impedimento all'azione della lingua? Aristotele, su questo argomento, Aristotele dice delle cose stupende, stupende, stupende. Grande uomo Aristotele, grandissimo uomo. Senza dubbio. Veramente grande, più alto di me, tanto. Ma per tornare al nostro discorso, io sostengo che questo impedimento all'azione della lingua è provocato da certi umori che noi del mestiere chiamiamo peccanti. Umori peccanti. Cioè, chiarifico, peccanti, essendo che i vapori emanati dalle effusioni che si trovano nella regione della malattia, che vengono, per così dire, a... Capite il latino? Per niente. Non capite il latino? No. Cabricias arci turam, catalamus, singulariter, nominativo ec musa, la musa, bonus, boma, bonum, deus, santus, est, ne, oratio, latinas. Semel, inano, licet inserire. Etiam quoque, qui, quare, si, perché, eiaculatio precox. Nunc et semper, sic et simpliciter, quousque tandem, curatio mea est bona. Atque patienza vobiscum. Vos omnes auscultate e non dicitur nulla? Nihil bonus. Si vos intelligere omnia verbas et palabras meas, qui ego loquior et dicos, ego curriculum. Curriculum. Quo vadis? Morituri te salutant. Quia sustantivum ed adjectivum concordat in generi numerum et casus. Perché non ho studiato? Perché homo de scienza? Fosse tutto così bello che non ho capito una parola. Ora, questi vapori, fate bene attenzione. Questi vapori, dovendo venire a passare dalla parte sinistra dove c'è il fegato alla parte destra dove c'è il cuore, succede che il polmone, che in latino si dice armian. Armian? Sì, ma si pronuncia armian, secondo la glottologia etrusca. Armian. Comunicando col cervello, che in greco si dice cubile o cubile, come diceva Cornelio Nepote. Cubile o cubile. Fate attenzione, si incontrano con i suddetti vapori che riempiono i ventricoli della scapola, alterando di conseguenza l'ipertensione testicoloide. Ora, questi vapori hanno una certa malignità
Vi prego di stare bene attenti a questo ragionamento. Hanno una certa malignità. Vi supplico di seguire questo passaggio. Una certa malignità che dipende dalla credine. Ma state attento! Ma lo sono! Generato nella concavità del diaframma toracico-pelvico, che col passar degli anni causa la calvizie. Ora, questi, fate attenzione! Questi, parlavamo di vapori, vapori, no? I vapori, questi vapori. Appunto, i vapori, molto bene, i vapori. Ossabandus, nequies, nequier, nequier, potarinum, quipsamilus, proptera, coitus interruptus. Ecco cosa fa sì esattamente che vostra figlia sia muta. Ma come parla bene? Ma perché non con Camilla sua parlantina? Beh, certo, non si potrebbe ragionare meglio. C'è una cosa però che mi meraviglia, la collocazione del fegato e del cuore. Mi sembra che voi li mettiate diversamente da come sono, e cioè il cuore a sinistra e il fegato a destra. Sì, 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 una volta era così. Ma poi abbiamo capito tutto, la medicina si è completamente rinnovata. Io questo non lo sapevo, perdonate la mia ignoranza. Niente di male, non siete tenuto ad avere la mia competenza. Di sicuro, ma signore, voi dall'alto della vostra competenza, cosa pensate che si debba fare per questa malattia? Cosa penso che si debba fare? Sì, insomma... Insomma? Osate dire insomma a me? Signori miei, questo è un caso molto difficile. Sì, purtroppo, aiutateci. A lungo andare, questa infermità, perché si tratta di un'infermità... Certo, aiutateci! Invecchiata potrebbe degenerare in etesia, in epilessia, in apoplessia e anche in autentica pazzia. Per carità! Ma madonna! Ci vorrebbe... Ci vorrebbe... Voi potete avere tutto quello che volete. Tutto. Ci vorrebbe... Cosa? Io ho troppe idee per la testa. Usatele tutte. Tutte. Posso scoprire, inventare tutti i rimedi del mondo. Inventiamo. Rimediamo. Sì. A mali estremi, estremi rimedi. Estremi. Estremi. Qui bisogna cambiare tutto. Cambiamo, cambiamo. Ma alzati sesto. I miei malati li curo io. Sì, sì, sì. E li regolo io. Tu. Senza che nessuno ci metta il becco. Metti il becco qua, metti il becco là, dov'è la libertà? Metti il becco qua, metti il becco là, dov'è la libertà? A me, tutto il consenso a me. Di tutti il consenso. Galeno, non uno di meno, sine consenso è tutto non senso, sine non senso è tutto consenso. Non senso, consenso, non senso. Tutti i mali guarirà un cristere di libertà. Libertà. Libertà di salas, libertà di prescrizione, libertà di servizio, libertà di un ospizio. Sì. Libertà. Salvete vos homes, encefalo in libertà. Libertà. Encefalo fiat, mezzo fiat, a maggioranza fiat, piatto unico in libertà. Libertà. Metti il becco qua, metti il becco là, dov'è la libertà? Voi, dove la libertà? Libertà!
libertà. La libertà. Dov'è la libertà? La mia opinione è che si debba rimetterla immediatamente a letto. E le si debba somministrare in grandissima quantità del pane intuppato nel vino. Ma quale scopo, signore? Perché c'è nel pane mescolato col vino, il vino mescolato col pane, un potere nascosto che fa parlare. Non vedete che ai pappagalli non si dà nient'altro e che mangiando questa roba cominciano a parlare? È vero! Ah, oh, che grand'uomo! Questo pane e vino in abbondanza! Tornerò verso sera a vedere come sta. E voi non fate imprudenze. Signore, bisognerà che a questa baglia io prescriva qualcosa. Mia mima, del topo di salute! Appunto, mia baglia, appunto, la vostra gran salute è sospetta. E non sarebbe male farvi qualche piccolo leggero salasso e anche qualche clistere calmante. Ecco, un provvedimento che non riesco a capire. Perché farle un salasso se non ha nessuna malattia? Non ha importanza, è sempre un provvedimento salutare. Così come si beve per prevenire la sete, ci si deve far cavare il sangue per prevenire le malattie future. Ah, me coglioni, a me non mi va di far del mio corpo una bottega da farmacista. Voi siete riluttanti alle medicine, ma sapremo farvi ragionare. Vi saluto. Aspettate, per favore. Ma cosa volete? Darvi dei soldi, signore. Non li prenderò, signore. Ma signore... Assolutamente. Un momento. Non ne voglio sapere. Per favore. Ma volete scherzare? Ecco fatto. Niente di fatto. Su. Io non lo faccio per soldi. Ci credo. Sono del peso giusto? Sì, signore. Non sono un dottore venale. Lo so bene. Non è l'interesse che mi spinge. Non ne dubito. Vi saluto. Accidente! Mica male. Signore, sono qui ad aspettarvi da un bel po' e vengo a implorare il vostro aiuto. Ecco un polso che non batte come dovrebbe. Non sono malato, signore. Non è per questo che vengo a cercarvi. Se non siete malato, perché non lo dite subito? Mi spiego. Il mio nome è Leandro e amo Lucinda, che voi avete visto poco fa. E siccome il cattivo umore di suo padre mi impedisce di vederla, oso chiedervi di soccorrere il mio amore. Datemi la possibilità di mettere in atto uno stratagemma che ho escogitato per dirle due parole da cui dipendono la mia felicità e la mia vita. Stratagemma? Ma come osate, come vi permettete di chiedermi di adoperarmi per il vostro amore e di sminuire la dignità del mio stato con una prestazione di tale natura? Fate rumore. E invece voglio farlo. Siete uno sconsiderato. Piano. Siete uno sfacciato. Per favore. Vi insegnerò che non sono un uomo da abbassarmi a simili cose e che è un'estrema insolenza. Signore. Volersi approfittare di me. Non parlo di voi che siete un gentiluomo e che sarei onorato di servire, ma si trova questo mondo certa gente che si permette di prendervi per quello che non siete. E vi confesso che questo mi fa andare in collera. Vi chiedo perdono, signore, per la libertà che vi sono... Ma per carità, cosa dite? Dite, di che cosa si tratta? Sappiate che questa malattia che voi dovreste guarire è una malattia simulata. No! I medici hanno fatto le loro diagnosi. Chi ha detto che dipende dal cervello, chi dai visceri, chi dalla milza, chi dal fegato... Ma è sicuro che l'amore è la sola causa! No! Lucinda si è inventata questa malattia per scampare a un matrimonio sgradito! Ma andiamocene di qui. Cammin facendo vi dirò quello che vorrei da voi. Andiamo, andiamo. Il vostro amore mi riempie di una commozione indicibile. Impegnerò tutta la mia scienza. O la malata morirà o sarà vostra.
pare di stare poi tanto male nei panni di un farmacista. E dato che il padre non mi ha quasi mai visto, l'abito sarà sufficiente a non farmi riconoscere da lui. Statene certo! Quello che mi servirebbe sarebbero 5 o 6 termini medici, di quelli importanti, per poter infiorare il mio discorso con qualche espressione dotta. Non è necessario, basta il vestito. Fate come me. Come? Che il diavolo mi porti se capisco qualcosa di medicina. Voi siete un gentiluomo e posso fidarmi di voi come voi vi fidate di me. Voi non siete... Ma che? Mi hanno fatto medico per forza. Figurarsi se potevo aspirare a una tale scienza. Tutti i miei studi si sono fermati alla 6ª classe. Non so da dove gli sia venuta un'idea del genere, ma quando ho visto che volevano farmi medico per forza, ho accettato di esserlo. E peggio per chi ne farà le spese. Fortunatamente non siamo i soli a trarre profitto dalla credulità dei gonzi con promesse ingannevoli. Non potete immaginare il successo, come la voce si è sparsa. Tutti mi cercano, tutti mi vogliono. Se va avanti così, io dedicherò il resto della mia vita alla medicina. È il più bel mestiere del mondo, perché siete comunque pagato, bene o male che facciate. Un caso risolto male non ricade su di voi. La stoffa su cui lavorate la tagliate come vi piace. Chi lavora le scarpe non può sciupare il cuoio senza risentirne un danno. Ma in medicina si può sciupare un uomo assolutamente gratis. Le cantonate non siete voi a prenderle. È sempre colpa di chi muore. E poi, il bello di questa professione è che i morti hanno una signorilità, una discrezione. Non se n'è mai visto uno protestare col medico che l'ha ammazzato. È vero, i morti sono gente per bene. Ecco qua qualcuno che viene a consultarmi, si sono fissati, credono che sia un uomo di valore. Cerchiamo di non distruggere stupidamente i felici pregiudizi che ci danno da mangiare. Andate, andate ad aspettarmi sotto casa della vostra innamorata. Vorrà venirmi 4 parole di credenza a su chi logo con mio figlio Peretta. Di che cosa si tratta? La mare poveretta che si chiama Peretta, la gamba la cera, le disconiaca, parlo lui soffrita. Cosa volete che faccia? Ma che faccio di guarirla e torna vivo lei se gagiarda. Guarirla, bisogna vedere di che cosa è malata. Messiere, mamma, ipocrisia, intendevo? Come? Ipocrisia! Le gonfia, le stronfia, la cria, la se sbatte, la se tribula, a se stenta, bravo, la panza, al magoni buegi, il vatico di Zebù, sangue de cancaro, non fa sangue, ma acqua. Purpione come un boccal de pisare che se sente il pulsore. E fievre, buogi che al sguruguzzu, mocataru in goia, zarbeggere, tremare, e sturnimenti che fa venire i suori averla così da senga, nel nano, perché di perché? Dalle nostre parti un elborano, sola che da 12 monete in piastre in esancancar bevaroni, raise, e voleva darghe anche lo vino che chiamano etilico, ma no, mi dico smagnando, che dito, oh, che vuoto, oh! No, perché sti miei sono pericolosi, ma sono le creature con sti popolo, con frombule e stratagemi. E francamente mi veniva con tal paura di vederla andare. Intendi io quel che vi dico? Veniamo al dunque, amico mio, veniamo al dunque. Signore, mia madre è malata e noi vi diamo 2 scudi per trovare un rimedio. Oh, ecco qua un ragazzo che parla chiaro, che si spiega come si deve.
Allora voi dite questa madre malata di idropisia, gonfia dappertutto, dolori alla schiena, capogiri, febbre, sturnimenti, come dite voi, sì, svenimenti. Signore, proprio così. A voi vi ho capito subito, vostro padre non sa quello che dice. E ora che cosa chiedete, cosa volete da me? Un rimedio. Rimedio, quale scopo, rimedio per che cosa? Un rimedio per guarire. Per guarirla, a me chiedete questo rimedio per guarire, certo, sì, certo. Signore. Bene, il rimedio, idropisia. Bene, ho questo formaggio, dateglielo. Formaggio, signore? Formaggio speciale, misto di oro, perle, coralli, altre cose preziose. Dateglielo. Coi miei rimedi tutti si guarisce, giganti donne nannero spedisce. La scabbia, la rogna, la tigna, la vigna, la febbre, la peste, la gotta, la fatta, la lue, il bue, ernerie, funerie, rosolie, farmaco sovrano e il cacio nostrano. Farmaco sovrano e il cacio nostrano. Si guarisce. Giganti donne nannero spedisce. La scabbia, la rogna, la tigna, la vigna, la febbre, la peste, la gotta, la fatta, la lue, il bue, ernierie, funerie, rosolie, farmaco sovrano e il cacio nostrano. Farmaco sovrano e il cacio Andate, mi raccomando, se muore, datele la migliore sepoltura. Oh, la mia bellissima paglia, la mia affascinante paglia, come sono felice di questo incontro. Voi siete il rabarbaro, l'acassia, l'infuso che purga la mia anima da ogni malinconia. Signor dottore, il parla massa difficile, farnimi, non capisco una madonna del vostro latin. Mia bellissima baglia, ammalatevi. Vi prego, ammalatevi. Fatelo per amor mio. Guarirvi sarà la mia felicità. Ma serva vostra, mamma mia, non voglio farmi guarire da nessuno. Come vi compiango, mia bellissima baglia, per questo vostro marito che vi ritrovate, un marito così geloso, così disgustoso. Ma cosa vuol farge, signor? Son castigata per i miei peccai. La vaca la gada mangiare il pien della sostala. La vacca la gada magna, ar el pien de la sosta, la, oh, oh, oh. Cosa se, cosa nasce, che se, oh, oh, oh. Cosa nasce, che se, cosa se. Jacqueline, oh, Jacqueline, Jacqueline, ah, ah, ah. Cosa se, cosa nasce, che se, cosa nasce, che se, cosa se. Forse è il cuore, il mio cuore, tesor, tesor. Ah, 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 ah. Ah! 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 La vacca la gada magna, el pien de la sosta, la, li, su, ve, la gada magna. Quel capone di vostro marito, che è così geloso, che non permette a nessuno di parlarvi. Figurarsi se sono un tocchetto della sua cattiveria. Ma com'è possibile che una persona simile debba maltrattare una persona come voi? Quanti ne conosco? E non tanto lontani di qui che si riterrebbero fortunati di poter baciare anche soltanto la punta dei vostri piedini. Ma perché una persona così ben fatta deve essere capitata in simili mani? Perché un bastardo, un balordo, uno zoticone, un ubriacone, uno stupidone,
un creti, perdonate se parlo così di vostro marito. No, neanche a dubbio che se ne meriteria di tutte le sorte. Certo, si meriterebbe anche qualche cosa di particolare sulla testa, per castigo dei suoi sospetti. Ah sì, e il poderia sburtarne a farne una sentiada, tante volte. E non ci sarebbe niente di male se vi vendicaste di lui con qualcuno. È un uomo che se lo meriterebbe. Io sarei ben felice di essere il prescelto. Ehi, Luca! Sì, Luca! Sì, sto qua, parlo! Non hai visto qui intorno il nostro dottore? E che discorsi che ho visto! E anche alla me femmina sacra, non? Ma dove può essere andato? Armi pure che fosse andato all'inferno, sa pure che fosse morto, seppellio! Va un po' a vedere che cosa sta facendo mia figlia! Su, 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 su! Ah, eccovi, signore, stavo giusto chiedendo dove eravate! Ero qui in cortile a espellere l'eccesso di liquidi. Come va la malata? Un po' peggio, dopo il vostro rimedio. Quanto meglio, vuol dire che fa effetto. Sì, ma non vorrei che questo effetto la soffocasse. No, non vi dovete preoccupare, io dei rimedi che vincono su tutto devo soltanto aspettare il momento opportuno. Chi è l'uomo che è con voi? Costui è... vostra figlia ne avrà bisogno. Vostra figlia la non voglia di muoversi. Deve camminare un pochetto. Via, via. Sì, 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 vostra figlia ha bisogno di muoversi un po'. Deve camminare un pochetto, non deve sempre stare così. Signor farmacista, sentitelo un po' il polso. Poi ragioneremo insieme a parte, noi due, sulla sua malattia. No, no, è importantissimo che senta il polso. In quanto a voi c'è una questione delicatissima, sofisticata, sottilissima, che si dibatte fra degli studiosi, fra degli scienziati, i quali sono riuniti per stabilire, riuscire a capire, se è più facile guarire le donne oppure gli uomini. È un argomento di un'importanza enorme che ci coinvolge tutti, uomini e donne. Alcuni di questi scienziati dicono di sì, altri dicono di no. E voi? In quanto a me, io dico sì e no. E poiché la disarmonia degli umori opachi che si trovano nel tormento naturale della donna fanno sì che la parte bestiale della donna cerchi sempre di avere il sopravvento sulla sensibilità, è chiaro che la divergenza di queste opinioni, questi studiosi che non si mettono d'accordo, la differenza dei loro pareri, da che cosa dipende? Da cosa può dipendere? Ma se non lo sapete voi. Ma è chiaro, dipende dal movimento obliquo del circolo della Luna. E così come il Sole, che dardeggia i suoi raggi sulla concavità della Terra, trova... No! Io sono incapace di cambiare i miei sentimenti! Oh, parla! Oh, parla. Mia figlia parla! Oh, gran potere del rimedio! Oh, prodigioso dottore, come vi sono riconoscente di questa guarigione miracolosa! Ma cosa mai potrò fare per voi dopo un tale servizio? Questa malattia mi è costata una gran fatica. Sì, padre mio, ho ritrovato la parola, ma l'ho trovata per dirvi che non avrò mai altro sposo che Leandro e che è inutile che voi cerchiate di darmi a Orazio. Quale niente Leandro? Niente potrà far vacillare la decisione che ho preso. Quelle decisioni? Invano mi opporrete le vostre ragioni. Certamente. I vostri discorsi non serviranno a niente. Come? Sono decisissima. Potete fare tutti gli sforzi che volete. Ma il mio cuore non si piegherà mai a questo sopruso. Ma che preferirei seppellirmi in convento piuttosto che sposare un uomo che non amo. Ma di quale non conven- niente da fare, perdete vostro tempo, non ne voglio sapere, decido così. E quanto parla! Non c'è modo di tenerle testa? Signore, fatela tornare muta. È impossibile. Tutto quello che posso fare per aiutarvi è fare diventare voi sordo. No, grazie. Dunque tu pensi... No, tutti i vostri discorsi non potranno niente contro il mio cuore. Non conosco ancora la sorte del mio puro ardente amor, ma non può la stessa morte cancellarlo dal mio cuore. Sposerai Orazio stasera stessa. Piuttosto sposerò la morte. Ho ritrovato la voce, io posso parlare, cantare, gridare, posso rispondere a chi mi domanda e posso chiedere quel che mi par. Mai. Padre, dovete ascoltare, non posso sposare chi volete voi. Sol con l'amore, la mia allegria tornare potrà. Dottor, dottor, sul mio onor, toglietele il sonor, toglietele il sonor. Felicità, la sua metà, la sua metà. Amore, amore.
amore, 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 togliete il sonor. Posso parlare, posso cantare, posso parlare, gridare e cantare. Un mio onor, togliete il sonor. No, posso parlare, posso gridare, posso parlare, gridare e cantare. Dolce amor, ti porto nel mio cuore. Dottor, dottor, sul suo onor, togliete il sonor. Ti prego, no, dottor. Felicità, la sua metà, la sua metà. Amore, 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 amor, amore, 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 amor, amore, amor, amore, amor, amore, 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 amor, amore, 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 amor, amore, 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 amor, amore, 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 amor, amore, 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 dottor, lasciatemi fare, è malata! Ma io conosco il rimedio. Voi sapreste guarire anche questa malattia dello spirito. Io conosco tutti i rimedi, in questo caso il nostro farmacista ci sarà molto utile, utilissimo il farmacista. Voi capite che la passione che questa ragazza ha per questo Leandro è assolutamente contraria alla volontà del padre. La volontà del padre deve essere rispettata, la prima cosa è la volontà del padre. Qui non c'è tempo da perdere, gli umori si sono ormai inaciditi, è necessario un rimedio immediato, il male potrebbe precipitare. Io non ne conosco che uno di rimedi, e cioè una buona dose, una fortissima dose di fuga purgativa che voi mescolerete accuratamente con 2 dracme di matrimonium in pillole. Forse la vostra figlia sarà riluttante a questo farmaco, sarà contraria, ma voi siete esperto del vostro mestiere. Spetta a voi persuaderla a farle mandar giù questa cosa ad ogni costo nel più breve tempo possibile. Andate, andate in cortile, preparate gli umori, fatele fare un giretto, intanto io mi tratterò con voi. Ma mi raccomando, non dimenticate, ricordate il rimedio specifico. Signore, ma cosa sono queste medicine che avete appena nominato? Mi sembra di non averle mai sentite. Sono medicine alle quali si ricorre in casi estremi. Ah, avete già assistito a una simile insolenza? Le ragazze alle volte sono un po' testarde. Non si può credere fino a che punto abbia perso la testa per questo Leandro. Il calore del sangue, forse, è la causa in questi spiriti giovani. Sì, vi ho sempre fatto in modo che non avessero mai modo di incontrarsi. Avete fatto bene. Oh, se avessi tollerato che si vedessero, ne sarebbe uscita qualche pazzia. Senza dubbio. E lei sarebbe stata al tipo da andarsene con lui. Sacrosanta ipotesi. Mi dicono che lui fa di tutto per cercare di parlarle. Che mascalzone! Ma sarà una perdita di tempo. Riuscirò bene a impedirgli di vederla. Ha a che fare con voi. Voi siete molto esperto, conoscete astuzie che lui ignora. Oh, canna nostra, parò, parò! Una bella rogna qua. Guarda. Vostra fiola si scappava via con Sor Leandro. E c'era lui e spessier. E il signor dottor qua che ha fatto da ruffiano. Ma questi assassinarmi. Che non esca di qui. Traditore, vi farò punire dalla legge. Sta fermo là, Dino, stavolta, sa. Parola mia che vi impicca. Mio Dio, che faticaccia a trovare questa casa. Ah, dov'è finito il mio medico? Isidrio, ti larga il collo. Guardalo là. Cosa? Tirargli il collo? Che cosa ha fatto? Gli ho fatto rubare la fiola del mio paron.
Allora è vero, ti impiccheranno. Lo vedi, no? Sì, ma devi proprio morire qui, davanti a tutta questa gente. E che ci posso fare? Se almeno avessi finito di tagliare la legna, ne avrei un po' di consolazione. Vattene, mi spezzi il cuore, vattene! No, io voglio rimanere per incoraggiarti a morire. Non ti lascerò finché non ti vedrò appeso. Non si potrebbe cambiare la pena con qualche colpo di bastone? No! Signore! Leandro in persona è davanti ai vostri occhi, venuto a riportare Lucinda sotto la vostra tutela. Avevamo sì progettato di fuggire insieme e sposarci, ma questa idea ha lasciato il posto a un proponimento più onesto. Non voglio rubarvi vostra figlia, è soltanto dalle vostre mani che intendo riceverla. Aggiungo che ho con me delle lettere che mi informano che mio zio... è morto! Sono io, l'erede di tutti i suoi beni! Caro, caro genero! Il vostro valore è degno di tutta la mia considerazione. E vi concedo mia figlia con la più grande gioia del mondo. La medicina l'ha scampata bella. Dal momento che non sei stato impiccato, ringraziami almeno di essere medico. Ma sono stata io a procurarti questo onore. Tu mi hai procurato solo dei colpi di bastone. Sì, ma il risultato è troppo bello per serbarmi rancore. E sia, ti perdono i colpi di bastone in cambio della dignità a cui mi hai innalzato. Ma preparati a vivere nel più grande rispetto di un uomo della mia importanza. E non dimenticare mai che la collera di un medico è quanto di più pericoloso possa esserci su questa terra.